Pierenzo Marino, presidente dell'ANFAS, allora un evento Cittadini Creativi, un progetto che oggi vede la sua conclusione. Di che cosa parlerete, di che cosa si è trattato e poi cosa ci sarà ancora nella giornata? Oggi diciamo che è un po' un concentrato di eventi. In questa giornata noi vogliamo ricordare la conclusione del progetto Cittadini Creativi, che è un progetto importantissimo che è durato 2 anni e che ha visto al centro dell'attenzione i ragazzi disabili. E in questo progetto abbiamo sviluppato soprattutto il loro livello di autonomia e siamo arrivati a definire dei gruppi di autorappresentanza che al loro interno hanno eletto democraticamente un loro portavoce che oggi appunto svestirà simbolicamente la fascia di sindaco d'Imperia, e ringrazio il sindaco d'Imperia per aver accettato di partecipare a questo evento. E in questa occasione i nostri ragazzi, gli autorappresentanti e il portavoce in particolare, leggeranno un documento dove loro diranno quali sono le loro aspettative, qual è diciamo, la città per loro ideale. Questo è per quanto riguarda il progetto Cittadini Creativi, ma oggi festeggiamo anche i 30 anni di ANFAS ad Imperia. Esattamente 30 anni fa ci siamo costituiti, eravamo qualche volontario, tutti familiari di persone con disabilità, abbiamo iniziato un'avventura che ci porta oggi ad essere qui a celebrare questo evento. In ultimo voglio ricordare che comunque domani, il 3 dicembre, è la giornata internazionale delle persone con disabilità, quindi mettiamo dentro anche questo, è un evento anche questo molto importante e che l'ONU ha istituito nel lontano 1981, se non sbaglio 82, e per proprio sostenere i diritti delle persone con disabilità non soltanto qua in Imperia ma in tutto il mondo. Quindi diciamo oggi è una giornata che racchiude tutte queste cose che vi ho detto.